Ciao amici, eccoci qua dalla quarantena. I giorni continuano nelle nostre case. Facciamo in modo che non siano uno uguale all'altro, perché questa è la nostra salvezza. Allora, vi avevo promesso come fare per non continuamente mangiucchiare snack durante la giornata. Io ho trovato questa strategia che funziona e anche chi l'ha messa in pratica mi ha detto che effettivamente ha visto dei miglioramenti e dei cambiamenti. Allora, si può fare così. Mangiare più tardi a colazione e a pranzo, quindi fare colazione verso addirittura le 9, 9, 9 e mezza, insomma, se non si muore di fame prima, e pranzare verso le 2. In questo modo si rimane più sazi durante la mattinata, per cui proprio non viene voglia, non viene quel buco nello stomaco che ti fa alzare, e comunque è anche più difficile avere fame nervosa se sei sazio. Poi dopo pranzare alle 2 e invece anticipare la cena verso le 6 e mezza, 7. Proprio come nei paesi nordici nei quali si mangia presto. In questo modo tra le 2 e le 7 si è piuttosto sazi, si riesce insomma a sopportare anche la fame del pomeriggio e si mangiano meno snack. Ok, poi alla sera verso le 9 e mezza 10, se ti viene di nuovo voglia di qualcosa, ti puoi fare una tisana magari con un po' di miele, un cracherino, una mela, un frutto, però niente di sostanzioso, soprattutto nessun dolce. In questo modo, visto che si riescono a gestire molto meglio gli orari e si tende ad andare molto meno verso gli snack, verso il frigorifero e la dispensa. Però in realtà il problema degli snack, il problema di tutti questi piccoli stuzzichini che ci concediamo durante il giorno va risolto a monte. E sapete come si fa? Qual è la vera soluzione? È molto molto semplice, molto più di quanto pensiate. Non bisogna averli in casa, quindi consumate tutti quelli che avete e poi quando andate a fare la spesa andate con una lista ben precisa e non mettete nel carrello nessuna schifezza, solo cose sane. Per cui sono sicura che se in casa avrete solo delle carote, del sedano, dei broccoli e delle mele, quando è il momento della fame nervosa, della voglia di qualcosa di sfizioso, se voi trovate queste cose qui, sicuramente la risolverete automaticamente, oppure mangerete qualcosa di sano. Quindi orari un po' modificati e poi quello che abbiamo in casa fa decisamente la differenza, è determinante. Quindi possiamo uscirne sani e di nuovo magri e in forma. Mi raccomando, ce la possiamo fare.